Ultima, approvazione schema di convenzione con la società Bono Energia Pulita S.p.A. per sistemazione strada comunale dei Molini. Allora, accennando prima, allora la Bono Energia Pulita S.p.A. è una società che ha avuto in concessione una derivazione d'acqua attraverso il troviolo per uso idroelettrico dal comune di Bono e per posizionare, per mantenere, per la gestione delle loro attrezzature elettromeccaniche nella centralina della Rocca hanno necessità di passare su una strada appunto in comune di Ossimo e di allargare questa strada, sistemarla. Quindi abbiamo fatto con loro una convenzione, una presentazione che proposta loro, abbiamo discusso un po' e siamo arrivati ad una, abbiamo discusso un po' l'iniziativa, c'è stata una sorta di pressing a oltranza insomma da parte dei richiedenti e alla fine abbiamo concordato appunto questa convenzione nella quale diciamo le cose sostanziali sono che la Bono Energia Pulita si occupa del reperimento dei mappari che servono per l'allargamento stradale e esegue lavori di allargamento della strada e sistemazione della strada stessa. Si occupa della manutenzione, e questo è un punto abbastanza travagliato, della manutenzione ordinaria della strada con almeno il taglio della vegetazione, dell'erba, la manutenzione. Sempre interventi qui a taglio annuale del verde. E abbiamo chiesto che venisse posizionata una staccionata a valle per la protezione di tuoi passanti, così sui tratti dove serve, sì. E che ci sia una fideiussione a favore del comune a garanzia della corretta esecuzione del lavoro. 20.000 euro per roba, ma almeno per garanzia dell'intervento sul lavoro. Rispetto a quella che avete trovato all'interno del faldone che era stata concordata e sottoscritta con loro, quella che si chiede di approvare è esattamente la stessa, ma con esplicitato meglio le cose che si erano convenute, quindi al punto C dove si diceva compreso opere di movimentazione terra, esecuzione di murature di sostegno con accesso alle singole proprietà, ove richiesto dai privati interessati e ove realizzabile per convenzione per conformazione del terreno. Hanno chiesto di aggiungere, nel senso che non è che devo fare tutti gli accessi se i privati non sono interessati. Staccionata a valle e sistemazione del fondo stradale, staccionata a valle ove necessario, costituito da pali in legno fissi nel terreno con interasse circa 2,50 m e due traversi orizzontali. Anche a specificare, si vede che non hanno molta fiducia in noi. Poi al punto D, la società Bono Energia Pulita S.p.A. al termine delle opere consegnerà al comune di Ossimo la strada denominata dei Mulini, loro hanno chiesto di inserire, al termine delle opere e a emissione di certificato di regolare esecuzione sottoscritto dalla direzione lavori, si seguirà sopralluogo congiunto con il rappresentante del comune e responsabile dell'ufficio tecnico, al fine di verificare la corretta esecuzione degli interventi. Di tale sopralluogo congiunto verrà redatto verbale e sarà consegnata al comune la strada. Consegnata al comune la strada denominata via Molini. E poi al punto
punto H, il discorso della polizza fideiussoria di 20.000 euro, hanno chiesto di aggiungere, detta polizza avrà durata minima di anni 1 e verrà comunque svincolata dal Comune di Ossina per 60 giorni dal sopralluogo congiunto di verifica degli interventi, come indicato al precedente punto D. Non c'è altro questo, sono leggere modifiche. Vi sono osservazioni? Favorevoli? Astenuti? Contrari? Buongiorno, arrivederci.